Politiche ISEE, dopo queste prospettive di tagli molto pesanti e di compartecipazioni forzate da parte di comuni e famiglie? Ma allora, le prospettive sono quelle che dipingeremo oggi nel convegno. Le amministrazioni si trovano compresse da una parte dall'aumento dei bisogni delle persone, che sono bisogni non standard ma puntuali, e dall'altra da un taglio vergognoso sulle politiche sociali. Siamo passati dai 2 miliardi e mezzo del 2008 ai 200 milioni di euro per tutta Italia. L'ISE si inserisce in questo contesto come strumento per poter valutare l'accesso ai bisogni. Certo, le amministrazioni sono chiamate a uno sforzo ulteriore, quindi capire come articolare meglio l'ISE in funzione delle politiche che vengono assegnate di volta in volta. Perfetto, grazie mille.